Ricordiamo che questa è la Loser Final, quindi loro, questi due contendenti e Phenom che li aspetta in finalissima, sono gli ultimi tre partecipanti al Capcom Pro Tour. Tutti gli altri sono stati eliminati e quindi questa è la gara valevole per il terzo posto. Il terzo posto vincerà una copia del gioco Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 per PS4. Alla finalissima ovviamente si contenderà il primo e il secondo posto. Per il vincitore del secondo posto avremo una PS Vita, mentre per il vincitore del torneo, oltre alla possibilità di partecipare come testa di serie al Dream Hack in Svezia, alla finale europea del Capcom Pro Tour, si aggiudicherà anche un Xbox One nuovo di pacca. Tutti i premi sono gentilmente offerti da Games Time Udine. E iniziamo! Ringraziamo tantissimo! Iniziamo. Cominciamo! Di nuovo Bison contro Kenny, match che abbiamo già visto qui sul palco. Vediamo se il risultato sarà però diverso. Hanno avuto un po' di tempo per studiarsi a vicenda, hanno visto qualche match in più, ma sono finiti entrambi nei loser. Bison cammina calmissimo, grab di Kenny che subito porta il match sotto il suo controllo. Vediamo un po' come si comporta Bison. Aspetta, non vuole rischiare, sa che whiffare potrebbe voler dire chiudere il round. Ma anche questa apatia a essere sconfitto praticamente subito. Tuttavia questo è solo il primo round. C'è ancora tempo per capire e per rispondere a questa Kenny che è andata avanti nel torneo senza troppi intoppi fino alla fine. Fino alla winner final dove ha incontrato Phenom. Vediamo se questo match significherà che Kungster avrà la possibilità di prendersi la sua rivincita contro Phenom. Si studiano. Nessuno dei due vuole assolutamente rischiare nulla. Vediamo un po' la calma di questo matchup che già abbiamo visto che è una partita a scacchi più che un match di Street Fighter. Un bel po' di fuzzi. Ogni singolo attacco serve a testare l'avversario, vedere qual è la sua risposta e provare a punirlo. Nessuno dei due si azzarda ad avvicinarsi troppo. Sanno che rimanere bloccati nel gioco avversario può significare la sconfitta. Il match continua. Vediamo se Bison ricomincia l'offensiva e entra con la sua sforbiciatissima che già abbiamo visto molto efficace, mentre Kenny risponde subito spingendolo verso l'angolo. È infatti una combo che quasi porta la vita sulla parità, ma lo svantaggio della posizione di Bison è evidente. Infatti subisce un'altra combo da parte di Kenny che va in vantaggio con soli 10 secondi sull'orologio, ma devono assolutamente fare qualcosa. Bison può guadagnare tempo, vediamo cosa sceglie di fare. Decide comunque di essere sfrontato e attaccato. E attaccare infatti perde qui questo match che è andato fin sul rosso dell'orologio. Non vedo bene il numero da qua, scusate, penso fosse un 2. Due secondi alla fine. E quindi siamo 1-0 per Kungster. Riprendiamo il match. Il pubblico è dispiaciuto perché non c'è più Karin e non possiamo più sentire la sua risatona. C'è quella cattiva di Bison nel caso. Possiamo provare a fare quella, sì. A me riesce meglio sicuramente. Eccoli, una scivolata di Bison che abbiamo visto che in questo torneo sono difficilissimi da bloccare. Ecco, Kenny che avanza. Kongster cerca di controllare il match. Non rischiano nulla, ogni singolo passo spinge leggermente Bison verso l'angolo che però decide di reagire. E iniziare a pushare dall'altra parte. Più portato verso la difesa. Assolutamente, con le sue normal può gestire molto bene tutti i salti dell'avversario. Nel frattempo siamo a metà tempo. Pochissimo danno, 50 secondi a guardarci negli occhi praticamente. Ma anche questo è Street Fighter. Per chi diceva che il 5 era forse un gioco
un pochino troppo impetuoso e meno tecnico. Ecco a voi la prova che invece è ancora molto riflessivo e molto calmo quando si raggiunge un livello alto. Crash counter! Vediamo se vi balta il match, che diventa molto più attivo tutto a un tratto. E infatti anche Kemi decide di iniziare il suo attacco. Vediamo un po' se Kauser tenta il mix up. Presa che viene tecciata. Bison non perde il controllo. Ha ancora la lead di vita. E quella palletta, niente vittime. E bellissimo infatti, cross up con soli 10 secondi sul cronometro. Match lunghissimi. Problem X si porta a casa il primo round di questo incontro. Andiamo avanti. Gli avversari si studiano, tentano di pokare, tentano. Ogni singola normal ha il suo obiettivo. Altro salto che di nuovo viene punito. Ogni salto contro questi Bison sembra essere un errore fatale, in quanto i tool di questo personaggio sono estremamente efficaci per gestire i nemici che arrivano dall'alto. Poi il dive kick non scherza, poi il mix up non entra, ma Bison si ritrova comunque all'angolo. Deve a questo punto trovare il modo di uscire e sfrutta una barra per uscire in modo safe e ricomincia la sua offensiva. La partita di nuovo in stallo, anche se Bison ha la lead della vita. Problem X ha il controllo di questo match. Ricomincia Bison con la sua offensiva. Pochissima vita. Vediamo cosa decide Coxer. Lo butta all'angolo con una presa. Inizia la sua offensiva. Bison però non ci sta. Riprende ad attaccare. Oh, bellissimo questa cancel con il V-trigger. All'ultimo secondo abbiamo visto. Vedremo di nuovo il rosso dell'orologio anche in questo round. Chi lo sa? Però l'abbiamo visto sempre. La critical! No! Mamma mia! In modo incredibile, la super! Non se l'aspettava nessuno! Abbiamo visto partire l'animazione. Il nostro cervello ha dato ognuno una direzione, ma il gioco ha detto. Il gioco non c'è stato. 1-1. Ricordiamo, FT3, il primo che arriva a 3 vittorie. Questa top 8 è veramente a un livello incredibile. Ecco, Kemi dice una combo. Esibisce una combo da parte di Bison. E smezza praticamente la vita nei primi secondi del match. Vediamo che stalla tantissimo, mentre altre volte iniziano subito con un sacco di danni. Basta trovare il momentum e Bison ce l'ha di nuovo. Risponde Max, ne approfitta. Pochissima vita. Coxter riesce soltanto a far entrare questi Shoryu. Ah, peccato a questo match. Prova, ok. Anche questo match ha dato una sola direzione. Crash counter e la combo. Riprendiamo subito. Bison non perde il momentum e se lo porta dietro anche in questo round, continuando ad attaccare in modo molto più impetuoso. Ma anche Kemi decide di rispondere. Coxer riprende la sua offensiva. Bison però risponde bene. Vediamo quanto danno arriva adesso che Kemi è in V-trigger. Questo crash counter purtroppo non ha portato risultati a Coxer, perché avrebbe potuto fare molto di più. Queste sforbiciate entrano una dopo l'altra. Siamo lì con la vita. Vediamo come si comporteranno. Cancella la scivolata per non essere punito. Completamente safe il dive kick di Kemi. E Kemi chiude il round con il suo Cannon Spike. 1-1. Vediamo se Bison si porta in vantaggio con questo match, oppure se invece Kemi a ristabilire l'equilibrio. In questo momento sono completamente pari, 1-1 i match, 1-1 i round. 1-1 sforbiciata al centro. Succedere tutto. Ed ecco Bison che ricomincia, poi questa volta è lui a fare un salto forse un po' troppo avventato. Kemi risponde con la sua anti-air. Un attimo di impazienza, solo per un secondo però. Riprendiamo subito ad essere prudenti, non viene punito. Mamma mia.
Bison molto, molto calmo. Problem X non vuole sbagliare. Scivolata sempre molto efficace. Che mi riprende. Un'altra scivolata. Entrano tutte queste scivolate. Come mai è così difficile reagire a queste scivolate? Kemi in questo momento si trova in deciso svantaggio. Intanto l'orologio cerca di pressare Bison all'angolo, ma Bison riesce a riuscire. L'orologio intanto ancora una volta si avvicina sotto la soglia dei 10 secondi. Il tempo scivola via. Bison con calma, non rischia. Solo ha 10 secondi. Ha il match in mano, ha il match in mano. Deve soltanto aspettare. 3 secondi. Manca pochissimo, vediamo un po'. Time over. Time over. Problem X si porta a casa il secondo match, 2-1. Ricordiamo, non siamo qui per fare un combo exhibition match, siamo qui per vincere, vale tutto. Si sfrutta ogni singola meccanica del gioco. Un attimo di pausa di riflessione. Se il gioco permette di vincere per il tempo, si vince per il tempo. Quindi è tutto giustissimo. Albifrix Wisdom. Abbiamo forse un ritorno alla schermata di selezione del personaggio. Counter pick per Kungster o semplicemente tempo per riflettere sulla prossima mossa? Vediamo Pax che raggiunge Problem X per fargli un po' di coaching. Invece è sempre molto riflessivo, prende il suo tempo, ogni secondo è importante. Nel frattempo il nostro fotografo Rashido immortale al momento. Un applauso da parte del pubblico. Rashido! Ok, ci siamo. Riprende il match. Un attimo di pausa. Vediamo se è servito a entrambi. Niente, rilassare un attimo i nervi. Soltanto un momento di riflessione e relax. Ai tornei di alto livello è una pratica molto comune quella di perdere, tra virgolette, un po' di tempo fra un match e l'altro. Può cambiare le carte in tavola, anche il semplice aspettare. Vediamo un po'. Si studiano molto. Quale sarà la risposta di Coaxter, che ha riflettuto un attimo sul matchup. Vediamo se ha trovato una soluzione. La ha preso Bison, infatti è un stun. La stun. Vediamo un po'. Non basta, ma arriva il setup. Pochissima vita per Bison, che però abbiamo visto è in grado di affondare un sacco di danni, ma... Kemi porta a casa il round, un applauso. Perdere un qualche secondo è servito. Kungster, a quanto pare rilassarsi, riflettere un po', è servito anche in un gioco come questo. Riprendiamo subito. Tranquilli. Entrambi prendono il loro tempo. Vediamo se Bison decide di ricominciare la sua offensiva. Infatti, una set hit combo che... fin dall'inizio del match porta Kemi all'angolo, affermando una leggera lead di vita. Siamo di nuovo in una situazione di stallo che poi Kemi decide di invertire immediatamente. Ecco la palletta, questa volta risponde tutta, andando indietro. Fa sprecare tutta la barra a Kemi con questi due dive kick andati a vuoto. Questa volta però Kemi ha deciso di non saltare, non ha provato il salto, è semplicemente andato indietro. Infatti Bison non è riuscito a fare danno col suo setup, che a mio tutto molto me questo torneo. La presa di Kemi, Bison all'angolo, cerca di uscirne, ma non si può saltare con questo Bison, non si può saltare a un counter per ogni singolo attacco volante, è incredibile. Il match è di nuovo in una situazione abbastanza di stallo, finché Bison non decide di ripartire all'attacco nonostante la lead di vita. Kemi, aspetta e usa la presa! Geniale della presa, di nuovo all'angolo! Vediamo se decide di sfruttare l'occasione.
Bison con i suoi tool invece uscire 10 col counter sul cronometro. Il cronometro è di nuovo, è importante. 3, 2, 1, è time over. Un altro time over. Questi match infiniti. È il match point per Problem X. Vediamo se Problem X riesce a raggiungere in finale Phenom. Tutto può essere. Quindi nel caso ci sarà un mirror match Bison. Mamma mia. Come se non avessimo abbastanza Bison. Coaster però non ci sta, riprende il controllo del match. Vediamo se Bison trova una risposta. Approfitta per provare a uscire dall'angolo. Pure e sembra riuscirci. Entrambi stallati a metà campo, ma Bison riprende la sua offensiva. Bellissima risposta da parte di Coaxer, che ribalta la posizione del match. Lo chiude all'altro angolo. Nel frattempo, questo jump in così semplice che porta alla chiusura del match. Un applauso. 2-2. Ovviamente 2-2. Non ci aspettavamo niente di meno che il 2-2. Una parità continua. Ci sarà ovviamente di nuovo l'1-1. Ormai spoileriamo. Spoileriamo. Anche se non lo sappiamo, spoileriamo. Entrambi hanno le stesse identiche possibilità di andare in final. Il vincitore di questo match si aggiudicherà la loser final e avrà quindi il diritto di partecipare alla finalissima. Ormai siamo agli sgoccioli. Abbiamo immediatamente il setup di Kevin. Bellissimo questo mix up incredibile. Questo Bison subito in difficoltà, ma sforbice la situazione ancora una volta. Abbiamo Bison usare le barre per uscire da situazioni spinose più di una volta. Ma Kemi riprende, Coaxer riprende la sua offensiva. Che risposta di Bison. Entrambi i giocatori sfruttano ormai sotto il naso il crash counter, la combo in vantaggio Bison, ma di pochissimo. No, non massimizza. Entrambi sono lì. Capo. Il pubblico. Di un pixel. Il pubblico. Match point. Non può, Coaxer. Il pubblico non può fare altro che applaudire questo match incredibile. Bison di nuovo la butta all'angolo. Vediamo un po' Problem X cosa sceglierà di fare. Con calma, non insiste sulla pressione. Bellissimo. Coaxer deve uscirne e ci riesce. E mix up in un sacco di danno. Ecco il distacco aumenta. E match point, ricordiamo, per Coaxer, che sembrava in svantaggio all'inizio di questo incontro, ma ha ribaltato la situazione. Vediamo un po' se Problem X ha una risposta. Via. Un applauso. La loser final. Fantastico match, congratulazioni a entrambi. Purtroppo viene eliminato dal torneo. Una sorpresa dopo l'altra. Si aggiudica il terzo posto.